Buongiorno a tutti, buongiorno Como. Facciamo un piccolo viaggio nel mondo delle utopie e delle distopie, perché io sono sicuro che voi a un certo punto avete avuto la sensazione che nel mondo di oggi ci sia qualcosa che non quadra. Potrebbe essere una sensazione generica, non sapete puntare il dito su che cosa sia questo problema. Una specie di sottofondo che è leggermente in disaccordo con l'armonia normale della nostra vita. Ecco, io sono qui per parlarvi di una possibile risposta a questo disagio. Io sono un neurofisiologo, studio come il cervello ci fa comportare, ma il cervello, che è nel nostro corpo, non vive in uno spazio vacuo, vive nel mondo, nella società, nell'ambiente. È possibile che ci sia una relazione fra questi due casi? Beh, un esperimento classico, importantissimo, della scienza del secolo scorso, ci dà delle informazioni interessanti. Parla di un concetto molto profondo che si chiama abisso comportamentale, che un po' detto così spaventa, ma forse è giusto che lo faccia. E ora vorrei condividere con voi l'esperienza di questi esperimenti per vedere se anche voi vedete come me una sorta di riflesso della società di oggi in un modello di laboratorio. Questa idea fu pensata da un grande scienziato, si chiamava John Calhoun, lavorava al National Institute for Mental Health per oltre un decennio, e lui era interessato ad alcuni aspetti del mondo di vivere insieme. E lui era un etologo. I suoi colleghi studiavano una cosa che noi chiameremo densità abitativa. Quanti siamo tutti vicini e cosa succede se abitiamo tutti nello stesso posto? Il numero di persone per la superficie. Lui era interessato invece a un altro aspetto che si chiamava crowding in inglese, che in italiano potremmo forse definire affollamento. Cioè, qual è la risposta soggettiva alla percezione di affollamento intorno a me? Perché io potrei avere abbastanza spazio, ma sentirmi comunque soffocare. E allora decise di studiare questo in laboratorio e usò una specie molto sociale, molto interessante, i ratti. Poi lo fece anche sui topi, fece tante volte questo esperimento, dette sempre gli stessi risultati. Ora noi guideremo solo il capostipite di questi esperimenti. Costruì quindi quello che lui chiamò un paradiso per i ratti, un mondo bellissimo, dove gli animali avevano tutto il cibo che gli serviva, non c'erano predatori, giochi, costruzioni, palazzi, una vera e propria città dove loro potessero vivere e vedere cosa succede. Esperimento molto semplice, cosa succederà? Andiamo a vedere. Questo era il disegno, lo disegnò Calhoun stesso, del primo impianto, della prima città dei ratti. Quindi lui inserì in questo ambiente quattro coppie di animali, quattro Adami ed Eve, a cui disse andate e moltiplicatevi fondamentalmente. E loro si moltiplicarono, perché questo è quello che succede. Gli animali all'inizio della loro esperienza nella città utopica crescono esponenzialmente. Nessun problema, c'è tutto per tutti, nessun conflitto. Ma dopo un po' succede qualcosa. Questa crescita inizia piano piano a rallentare. Prima esponenziale, adesso diventa lineare. Nascono meno bambini, ma continuano a nascere. Ma poi succede un fatto drammatico. Nasce l'ultimo ratto e la società si estingue. Quello che prima era un paradiso per i roditori, un'utopia, diventa improvvisamente un inferno e una distopia. Un mondo che offriva tutto a tutti si trasforma in un mondo in cui nessuno ha niente perché non c'è più nessuno. Calhoun dice che questa forse è la maledizione dell'essere umano, ma questo ci porterebbe lontano. Bene, perché succede però? Voi sareste portati a pensare magari, non c'era cibo abbastanza, no? Sono tanti, a un certo punto competono per le risorse. No, questo è il motivo per cui questo esperimento è interessante e ci insegna delle cose. Perché cibo ce n'era in quantità. L'ambiente, la città paradiso degli animali, avrebbe potuto ospitare 3-4 volte il numero degli animali che c'erano in quel momento. Ma questo non è quindi la causa dell'estinzione. Bene, torniamo allora al nostro ambiente paradisiaco, perché Calhoun, e qui è l'interesse dell'esperimento, osserva dei cambiamenti nel comportamento degli animali. C'è una giustificazione per quello che succede. E che cosa succede? Beh, intanto, come vive normalmente un ratto? Beh, sono una specie molto intelligente, molto sociale. Noi in realtà li combattiamo perché fin dai tempi degli Egizi mangiano il grano nei depositi. Però tra di loro si organizzano in strutture sociali molto complesse. C'è un alfa, il leader, il boss, che ha una società
poligamica, quindi con più femmine, che si costruisce una tana che difende, dove nascono i suoi cuccioli, e la società poi si organizza sulla base di diversi livelli gerarchici in funzione dell'accesso all'accoppiamento. Tutto bene se tutto funziona così, ma a un certo punto in questo ambiente, quando la densità inizia a diventare un po' eccessiva, ma non la densità, il crowding in realtà, la sensazione di essere vicino agli altri, cosa succede? Che i giovani maschi che vogliono diventare alfa, che aspirano a salire sulla scala sociale, oggi la chiameremmo la meritocrazia, no? O diventare eccellenti, l'eccellenza, ecco, non ce la fanno tutti, e alcuni quindi iniziano a soffrire di questo passaggio. Cosa fanno? Si raggruppano in bande, oggi noi le chiameremmo baby gang, lui le chiamava criminali giovanili, e cosa fanno? Si appostano davanti a casa dell'alfa, aspettano che esca per entrare e assaltare le femmine, oppure assaltano gli animali di passaggio. Cosa cercano di fare all'inizio? Beh, cercano di accoppiarsi con la forza, anche con le femmine che uscendo dalla loro tana vanno a mangiare nei posti pubblici, fra virgolette, dove questi animali hanno accesso al cibo. Succede una cosa anche interessante, se volete una piccola parentesi qui, che mentre all'inizio sono le femmine a essere principalmente molestate, poi anche i maschi vengono molestati, e queste bande cercano di accoppiarsi anche con i maschi. E cosa succede? Perché questo è l'unico esperimento che io conosca in cui si sviluppa un'omosessualità animale indotta dall'ambiente. Vale a dire, Calun dice che gli animali che sono nel rango più basso della gerarchia sociale iniziano a far fatica a muoversi. Perché? Perché gli altri maschi che sono sopra non li fanno entrare nel loro spazio personale. E quindi loro hanno proprio difficoltà a vivere nell'ambiente dove vivono, vengono bullizzati perché sono in fondo. E quindi cosa succede? Diventando omosessuali, escono dalla competizione e quindi tornano a vivere. E chiaramente rifiutano, rigettano, non partecipano più alla selezione, all'evoluzione, all'accesso all'accoppiamento. Ma ci sono altri fenotipi molto interessanti, altri comportamenti. Calun li chiamava i belli. I belli sono, secondo Calun, la patologia definitiva, lui la nomina, perché sono animali che cosa fanno? Si isolano nei posti più alti, più interessanti di questo paradiso, sono bellissimi, pelo liscio, bianco, belli in forma, muscolosi, un'icona, se volete, del top model che potrebbe essere nel mondo dei ratti, però rifiutano di accoppiarsi, non interagiscono socialmente, vivono e muoiono da soli. Degli hikikomori murini, se volete. E ci sono altri casi ancora curiosi, ce ne sono tantissimi, non posso raccontarvi tutti, sennò ci vorrebbe un'ora, ma ci sono i morditori di code, animali che mordono le code di tutti, maschi, femmine, cuccioli, chiunque passi, zac, mordono la coda. Sono animali che stanno gridando il loro disagio al sistema, loro sentono che c'è qualcosa che non va, ma non sanno cos'è. È come un graffittaro, non so, un tempista, dice io voglio protestare, ma non so bene perché e che cosa, ma capisco che devo farlo. Ecco, questo gruppo di persone, di animali che si comporta in questo modo, piano piano porta all'estinzione della colonia. Perché? Perché questi animali, quando nascono, piace stare insieme, vivono il contatto anche quando mangiano, ma con l'aumentare delle interazioni fra animali, del crowding, dei contatti che vengono richiesti loro, dell'attenzione, non sono più in grado di gestirli nel loro cervello. E quindi, fra virgolette, dimenticano come essere ratti. Le femmine non riescono più a costruire dei nidi efficaci, non si curano più piano piano della prole, sempre meno, nascono sempre meno ratti, finché non ne nasce più nessuno. Qualche idea su come funziona la società di oggi in questi distretti? Guardiamo le nostre giovani generazioni. Questi sono gli studenti di Cambridge. L'aumento esponenziale del numero di studenti che dice, gli studenti migliori del mondo probabilmente, che dice di avere difficoltà di apprendimento, preoccupazioni e disturbi dell'umore, dell'ansia, è in aumento esponenziale. Ma sono sicuro che la cosa che più vi ha colpito, nel parallelo fra noi e la società utopica degli animali di Calun, è il calo delle nascite. Perché noi possiamo chiederci, siamo sull'orlo dell'abisso? Stiamo vedendo in anticipo quello che succederà? Beh, diciamo che
Anche noi siamo soggetti a una continua richiesta di tempo e di attenzione, di interazione col resto del mondo. Pensate a cosa fa la tecnologia per noi. Una volta i computer occupavano un'intera stanza, poi sono passati a essere solo in ufficio, poi possiamo portarli a casa, poi li portiamo anche al bar e poi, perché no, per strada. Ma mentre corro anche. E oggi avete sicuramente visto gente che lavora su un visore mentre guida su un'auto autonoma. Non c'è più un momento del nostro tempo che non sia disponibile ad altri per richiederci attenzione e interazione. L'ultima, forse, aurea difesa resta il momento in cui dormiamo, il momento in cui non c'è interazione col mondo. Io sono nato come ricercatore del sonno, il mio ultimo libro è proprio sul sonnoreme e sui sogni, ma non mi sembrerebbe neanche così futuristico pensare che un giorno qualcuno possa dirvi: questo sogno vi ho offerto da Dream Incorporated. Il sogno dei pubblicitari, non potete cambiare canale mentre sognate, capito? Dovete guardare la pubblicità. Ecco che allora in questo mondo di iperconnessività, di cui siamo sempre richiesti di qualcosa, ma non è il messaggino di WhatsApp, non scambiate questo per un discorso luddistico antitecnologia. A noi piace stare in contatto, è l'attrito sociale che la società ci chiede, che noi in realtà ci chiediamo. Quante volte è richiesto che voi facciate di persona qualcosa sul lavoro e in famiglia? Pensate, non so, ai call center, non vi chiamano sempre nei momenti meno... Ecco, pronto. Scusate. Pronto. Sì, no. No, non sono interessato a un corso per rispondere educatamente ai call center. No, grazie. Vedete? Sempre nei momenti meno eccessivi. Allora, cosa fare? No, grazie, non è il caso. Cosa fare in questi casi? Perché siamo noi che stiamo costruendo questa gabbia da cui non riusciamo a uscire. I nostri giovani, che sono come i giovani ratti dei Calun, vogliono aspirare a salire nella gerarchia sociale. Allora vanno magari nei posti dove questo è possibile, nella grande città. Nella grande città però la vita costa di più. E se la vita costa di più cosa devo fare? Devo vivere in uno spazio più piccolo. Perché non ho lo spazio per poter, le risorse per poter occupare un grande spazio. Se vivo in uno spazio più piccolo, che cosa succede? Che la mia vita va all'esterno della casa. Io socializzo lo spazio privato, quindi vado in palestra per allenarmi, vado al bar per bere il caffè, vado al ristorante per mangiare, vado in lavanderia gettoni per pulire. Non faccio più le cose che dovrei fare nel mio nido, me le faccio fuori. E il mio nido si impoverisce, come nel mondo di Calun. Siamo passati da casa dolce casa a casa dove lascio le chiavi quando dormo, perché dormire è proprio l'ultima cosa che ormai per i giovani è possibile fare a casa. E allora in questo aumento di attrito sociale, di incontro, di richiesta di attenzione da parte degli altri, ripeto, non è il messaggio di WhatsApp o la notifica del telefono. Io stesso uso un canale di WhatsApp che si chiama Elevatore di Pensiero, siete ovviamente invitati tutti a parteciparvi per diffondere le mie idee. È quello che il resto del mondo vuole che noi facciamo per poter continuare a vivere, da pagare le bollette a andare dal commercialista per le tasse. Dovrebbe essere la società a chiederci di non farlo o di agevolarci in questo. E allora ecco che oggi per fare una famiglia occorrono due stipendi, e se occorrono due stipendi la famiglia chi la cresce? Chi è che dà l'esempio alle giovani generazioni per non portare il behavioral sink, ossia l'abisso comportamentale, in quella dopo? Perché di questo si tratta. Gli animali di Calun, anche quando sono nella fase, diciamo, di estinzione, se presi e portati in un ambiente sano, non guariscono. Si tratta di un tratto ereditabile, non genetico, come il linguaggio, se volete, e non è banale scientificamente, anzi meriterebbe tanto studio in più, ma non ci sono oggi laboratori che ci lavorano purtroppo. E le famiglie quindi diventano famiglie in outsourcing, perché? Perché i figli li crescono altre persone, la maestra d'asilo, la tata, la nonna se siamo fortunati. E le persone come diventano? Diventano persone in streaming, perché noi ci parliamo attraverso videotelefoni, quando in realtà potremmo tranquillamente non farlo. Alzi la mano chi non ha partecipato a riunioni assolutamente inutili o ha fatto una call dalla spiaggia, dall'autobus, dal treno, perché in quel momento sembrava che il mondo cadesse se lui non era connesso davanti a un telefono. Ecco, questo è l'abisso comportamentale, il modo in cui l'ambiente percola nel nostro cervello, modifica il nostro comportamento, e modificando questo, quello dei nostri eredi, della struttura fondamentale della società umana in termini biologici, che è comunque la famiglia. E allora, noi abbiamo vissuto in un secolo in cui viviamo un conflitto fra grossi temi traslazionali e di identità
e il singolo è quello che può fare. E io mi chiedo, vorrei lasciarvi con una parola di speranza, anche perché mattina c'è il sole fuori, quindi non ci sarà un punto in mezzo in cui si potrebbe provare a dirigersi? Non possiamo fare sì che l'ambiente diventi un nutrimento per il nostro cervello e per quello degli altri, invece che un attrito? Allora io, se guardo indietro, vedo alle famiglie del secolo scorso. C'erano tanti problemi nel secolo scorso, ma le famiglie erano, chiamiamole, larghe, distribuite, diffuse. Cosa vuol dire? Nel senso che c'erano i parenti, i nonni, gli zii, i figli crescevano in un ambiente in cui avevano esempi e più esempi degli stessi ruoli sociali. E proseguivano e procreavano in questa direzione. Noi non dobbiamo tornare certo lì, ma possiamo chiedere alla tecnologia di aiutarci a difenderci e ad allargare il nostro spazio vitale, la nostra tana. E allora perché vivere nella città densa dove non c'è spazio per la tana? Perché non possiamo chiedere alla tecnologia di darci una società diffusa, una provincia digitale nella quale esistere. Ora, detto questo, con queste piccole parole di speranza, io, nel silenzio della crisi generale, vi saluto con amore. Ciao ciao.